Blocco delle trasferte per 60 giorni per le tifoserie di Roma e Napoli. È la misura definita dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo un lungo confronto con il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che ha analizzato i rischi derivanti dalle prossime partite che vedranno coinvolte le due squadre. Nel provvedimento è stata decisa la chiusura per 2 mesi, dal 14 gennaio, dei settori ospiti degli stadi, dove le due società sportive disputano gli incontri in trasferta. Ed è stata anche vietata ai residenti nelle province di Napoli e Roma la vendita di biglietti per gli stessi incontri. Da parte del titolare del Viminale è stata quindi scelta la linea dura, che andrà ad aggiungersi ai provvedimenti già previsti per i singoli tifosi coinvolti negli scontri. C'è già un'attività molto intensa della Polizia di Stato, sia a fini di attribuzione di responsabilità giudiziaria, ma anche ai fini poi di assoggettare singoli partecipanti a quegli eventi, anche a quei provvedimenti amministrativi come il cosiddetto DASP, e quindi di allontanamento individuale dalla possibilità di partecipare alle manifestazioni sportive. La disposizione arriva dopo gli scontri tra gli ultras nei pressi dell'autogrill di Badia Alpino sulla 1 di domenica scorsa, attimi di violenza che hanno terrorizzato gli automobilisti che transitavano in quei momenti su una delle più importanti arterie autostradali italiane, nello stesso punto in cui nel 2007 fu ucciso il tifoso della Lazio Gabriele Sandri. Con lo stop alle trasferte, le due tifoserie perciò non potranno seguire le proprie squadre nei turni che le vedranno impegnate fuori casa. Tra questi ci sarà lo scontro diretto Napoli-Roma, previsto per il 29 gennaio, ma anche il possibile incontro, qualche giorno dopo, in Coppa Italia. Ora l'attenzione delle forze dell'ordine si concentrerà sui possibili rischi fuori dagli stadi, soprattutto verso i percorsi usati dai tifosi per raggiungere la città ospite.